appunto direttore sentivamo appunto la carta stampata, no? La differenza che c'è tra un po' la carta stampata, l'informazione ovviamente è la medesima, però l'online, leggere il Corriere online, da un lato è bello perché lo posso leggere in tutto il mondo, questo è molto interessante, dall'altro magari perde un po' di fascino il discorso della carta, no? Averla in mano. Sì, io naturalmente sono un giornalista nato quando ancora addirittura non si lavorava con il computer, non c'erano i cellulari, quindi il fascino antico di aprire un giornale, sfogliarlo, sentire anche un po' il profumo dell'inchiostro e della carta, vedere gli articoli impaginati in un certo modo, in un certo contesto, è qualcosa di irripetibile e che consiglierei a tutti, anche ai più giovani. Detto questo, tutti i lettori hanno gli stessi diritti su qualsiasi mezzo, su qualsiasi piattaforma, di quelle che ci sono oggi, ma di quelle che verranno in futuro, vogliano leggere, hanno diritto alla stessa buona informazione, alla stessa completezza, indipendenza. E quindi dobbiamo, come dire, essere antichi nei valori, ma saperci trasformare nei mezzi e nel modo in cui lavoriamo. E siamo in compagnia di Simone Rugiati, notissimo chef, no? Giusto, televisivo e non solo. Sì, la televisione è stata, salve a tutti, la rampa di lancio, ma quello che poi non si vede è quello che mi sta divertendo di più. Crescendo, sto anche un po' cambiando lavoro, quindi sì, uno chef con la S davanti, perché io metto super chef, facciamo talmente super tante chef, cose ormai. Immagino. Sì, S di sostenibilità e di Simone, mettiamo così. Simone, oggi parliamo di comunicazione, io direi che la cultura culinaria è comunicazione, giusto? Le nonne comunicavano e pochi volevano ascoltare. Il fatto che la TV abbia fatto ritornare di moda il parlare di ricette e di cucina è una grandissima cosa. Adesso sta a noi che stiamo davanti alla telecamera non comunicare più soltanto la tradizione e come si fanno le ricette, ma quali sono le nostre scelte giuste, saper cosa comprare, quando e perché, perché ormai troviamo tutto sempre. Certo. E questo crea problemi al nostro pianeta, quindi le nostre scelte alimentari adesso faranno bene a noi bene alla terra. Assolutamente sì, concordo con quello che dici, perché anche la sostenibilità nel mangiare, nella cucina, penso che sia importante soprattutto per il futuro, per i tempi futuri. Noi non facciamo la spesa dal fruttivendolo o al supermercato, noi la facciamo sul nostro pianeta Terra e più di tanto non possiamo chiedergli. Abbiamo un po' esagerato, ecco, ci siamo un po' viziati. Adesso bisogna tornare a chiedere meno, altrimenti finisce che non ci dà più niente. Allora, caro Simone, invidiandoti un po', soprattutto il nostro camera, è informissimo. È che molto in forma. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buona continuazione. Grazie mille, è stato un piacere essere qua. Comunichiamo così. Alla prossima.